Benvenuti in questo nuovo video e con questo video inauguriamo un nuovo format che abbiamo deciso di chiamare Spiritual Podcast. Eh sì, è proprio un nuovo podcast, no? È la prima puntata. Come vedete, il set è un po' diverso rispetto a quello che siete abituati a vedere. Abbiamo questo logo che ce lo siamo anche tatuati, non so se si vede. E rappresenta chiaramente le nostre iniziali, per cui Giosuè e Valerio, come il nome del canale YouTube, e appunto oggi vogliamo inaugurare un nuovo format che è stato proprio ideato da noi due, dove tratteremo via via i temi sulla spiritualità, sullo sciamanesimo, facendo sia informazione, ma anche appunto cercando di far conoscere tematiche che magari il grande pubblico purtroppo non conosce e quindi. Io ci farei anche complimenti, gli autocomplimenti, perché abbiamo fatto tutto noi, cioè lo studio l'abbiamo creato e abbiamo pitturato anche la parete, quindi ci siamo Esatto. messi e abbiamo creato tutto noi. Direi che è venuto abbastanza bene. Allora, diciamo che abbiamo voluto introdurre anche in questo nuovo concept dei libri dai quali noi andremo a trarre degli argomenti. Ora vabbè, come prima puntata ho scelto dei miei libri perché ce l'avevo proprio qui a portata di mano e perché comunque scrivendo di sciamanesimo andava più che bene iniziare con uno dei miei libri. E in particolare estrapolerò da questo testo che è Guarigione sciamanica. La pratica dell'accompagnamento dei defunti. Tratteremo proprio l'accompagnamento dei defunti come prima puntata di questo podcast. E la visione dell'accompagnamento dei defunti sarà una visione sciamanica, ma di sciamanesimo transculturale, di core shamanism, che se vuoi spiegare magari per chi è la prima volta che ci segue che cos'è il core shamanism e che differenze ci sono rispetto magari a sciamanesimi più tradizionali. Beh, allora, il core shamanism innanzitutto è una forma creata dall'unione di varie culture sciamaniche. Mi spiego meglio. Michael Lerner, che è stato, diciamo, il primo antropologo, se vogliamo, a portare nel mondo occidentale lo sciamanesimo, lo ha anche insegnato, tra l'altro, all'università, ha sentito la necessità di trovare una forma di sciamanesimo che fosse in realtà adatta anche per noi occidentali. E per far questo ha studiato varie culture sciamaniche come se le avesse centrifugate insieme per farne un sunto, per estrapolare soltanto quelle tecniche, quelle pratiche che sono universalmente riconosciute perché si ritrovano molto similari in tutte le culture sciamaniche. Faccio un esempio, in molte culture sciamaniche c'è il concetto di perdita dell'anima ed esiste la pratica del recupero dell'anima fatta proprio dagli sciamani, ma è anche vero che ogni lignaggio sciamanico ha un suo modus operandis, quindi agisce in un suo modo e quindi le tecniche possono differire, ma il fine ultimo è sempre lo stesso, quindi vedete che c'è una sorta di filo che lega tutte le varie culture sciamaniche, tutte le varie pratiche, così come anche la pratica dell'estrazione sciamanica che viene utilizzata per andare a rimuovere quelle che nella visione sciamanica sono delle intrusioni, come delle negatività, che possono portare malessere, disagio, malattia e così via. Sì, possiamo dire che non è tanto la prima persona che ha parlato di sciamanesimo al mondo occidentale, ma è la prima persona che ha provato a portare le tecniche sciamaniche, adattandole alla cultura occidentale. Esatto. Ti hai fatto l'esempio di quelle tecniche, ma secondo me più semplicemente anche proprio la tecnica del viaggio sciamanico, no? Ogni cultura, ogni viaggio sciamanico ha un proprio metodo di accedere al mondo dello spirito. Ci sono quelli che effettuano la capanna del sudore, ci sono quelli che effettuano il viaggio sciamanico e quindi accedono a questo altro mondo tramite la danza, tramite il digiuno o tramite l'assunzione di piante psicotrope, come possa essere il Don Pedro, la Ayahuasca. ayahuasca e altre piante di medicina. Lui ha,
portato la tecnica che è più adatta a noi occidentali, che è quella del suono. Lui l'ha portata tramite il tambureggiamento, ma questo non toglie che si possa anche, questo, anziché utilizzare il tambureggiamento, utilizzare anche delle altre musiche, proprio perché lui, ha lavorato sul concetto più che sulla tecnica stessa. Quindi il fine ultimo di accedere a uno stato di espansione della Esatto. coscienza. Quindi c'è chi lo fa chiaramente con il suono, tamburi, sonagli o altri suoni, c'è chi lo fa attraverso delle sostanze psicotrope, si parla chiaramente in un contesto di lignaggio sciamanico, o chi lo fa in altro modo ancora, come per esempio il digiuno o la capanna sudatoria o altre tecniche che ti portano in uno stato di espansione della coscienza semplicemente perché ti portano la psiche a uno stato quasi la portano quasi al limite, se vogliamo, no? Per cui l'unica via poi per continuare l'esperienza è quella di fare un upgrade, diciamo arrivare a una coscienza espansa, che poi alla fine è Esatto, quello che una si delle fa. domande che sorgono sempre spontanee quando si parla di viaggi sciamanici e di tecniche per effettuare il viaggio sciamanico, una delle domande classiche è: ma qual è la tecnica migliore, la tecnica più valida? In realtà non c'è una risposta univoca, sono tutte tecniche corrette, tutte tecniche giuste, ognuno deve trovare la tecnica più adatta a se stesso e siccome nel mondo occidentale, ovviamente siamo distanti magari da delle culture native. La tecnica del tambureggiamento è un ottimo compromesso perché ti permette di accedere a questo stato alterato di coscienza, a questo stato altro di coscienza, senza andare a creare magari dei traumi al corpo in cui la persona non è né abituata e magari non preparata. Perché anche una stessa capanna del sudore. Ovviamente, se una persona la fa come prima esperienza può essere traumatica, no? Perché non è mai entrato in questo mondo e quindi utilizza una tecnica che magari può essere più difficile all'inizio, così come le piante psicotrope o il digiuno, eccetera. Diciamo che il tambureggiamento è la tecnica più semplice. Ok, entriamo proprio nel vivo del tema di oggi, che appunto è l'accompagnamento dei defunti. Che cos'è l'accompagnamento dei defunti nella visione sciamanica? Perché gli spiriti dei defunti devono a volte essere accompagnati. Accompagnati dove? Queste domande te le faccio a Sì, te. intanto sembrerebbero che queste due cose di cui abbiamo parlato prima e adesso siano scollegate, no? Perché fino adesso abbiamo parlato del viaggio sciamanico, di tecniche per entrare in questo stato alterato di coscienza e adesso parliamo di accompagnamento dei defunti. In realtà sono molto collegate, sono correlate, perché nella visione sciamanica l'accompagnamento dei defunti, l'accompagnamento di questo defunto si fa in uno stato alterato di coscienza. Quindi lo sciamano deve imparare necessariamente ad effettuare il viaggio sciamanico per poter accompagnare. Perché solo ampliando la coscienza lo sciamano può accedere al mondo dello Eh spirito. sì, perché accedere al mondo dello spirito significa poter accedere a altri livelli del nostro mondo, no? Possiamo dire così, È come mentre nello stato cambiare la ordinario, frequenza. frequenza, nello stato ordinario è quello che noi viviamo, sperimentiamo tutti i giorni, ma esistono anche altri mondi in questo mondo. Per esempio, quando dormiamo, siamo in uno stato. Non siamo in uno stato vigile, quindi in un certo senso siamo in uno stato alterato di coscienza, tanto Esatto. che viene utilizzato come tecnica per effettuare il viaggio sciamanico, no? Quello che alcuni sciamani chiamano il viaggio lucido. Quindi Il sogno lucido. il sogno lucido. Quindi è molto importante questa cosa. L'accompagnamento dei defunti è una delle tecniche. Secondo me anche più emozionanti, no? Perché si vanno a toccare tutti quegli aspetti che nella nostra cultura sono quasi dei tabù, no? Il tabù della morte. Nella nostra cultura cerchiamo sempre di sfatare di questa cosa e di non parlarne, no? Non se ne parla mai. Nella nostra cultura la morte è percepita come la fine di tutto, no? Tanto che
Mentre in altre culture viene festeggiato questo passaggio, perché è solo un passaggio, nella nostra cultura è la fine di tutto e quindi si va in lutto, no? Nella religione cristiana, dopo che una persona muore, deve mettere il lutto, si deve vestire di nero, lo deve portare per un periodo proprio perché finisce tutto, ma in realtà non è così. No, in realtà nella visione sciamanica noi attraversiamo periodicamente delle morti e delle rinascite. Pensiamo anche alle varie fasi della vita, cioè nel momento in cui noi da bambini diventiamo adolescenti, lì c'è un processo di morte e di rinascita. Non a caso sono delle fasi, importanti, anche traumatiche, se vogliamo. E così quando passiamo da adolescenti e diventiamo magari degli uomini o delle donne mature che devono imparare a cavarsela da soli in questo mondo senza dover fare affidamento a nessuno, anche questa è una morte, una rinascita, una sorta di passaggio a un livello superiore, da un punto di vista di viaggio dell'eroe, da un punto di vista iniziatico. E quindi sì, diciamo che lo stigma che noi occidentali subiamo maggiormente è il fatto che quando ci troviamo ad avere a che fare con la morte, per forza di cose, anche perché è l'unico modo attraverso il quale la società può accettare la morte, per forza di cose noi dobbiamo soffrire, dobbiamo stare male. Più stiamo male, più dimostriamo di aver amato quella persona. E questo diciamo che ci ingabbia in una spirale di sofferenza e soprattutto ci ingabbia, ci lega a doppio filo con lo spirito del defunto. Infatti, tante volte i defunti non vanno verso la luce, non vanno oltre il varco, nella dimensione, nella Non perché non dimora. sono pronti loro, ma perché non è pronta la persona che rimane in questa terra. Certo, perché i loro cari chiaramente attraverso la sofferenza continua, il malessere, come se creassero una sorta di legame indissolubile con il defunto che non si sente libero di andare oltre. Quindi potremmo dire semplicemente che in una cultura dove la morte è vista come un passaggio, persone che rimangono intrappolate in queste realtà, e poi spiegheremo perché intrappolate in queste realtà, ce ne sono meno rispetto magari a culture dove la morte è vista come la fine di tutto, perché ovviamente non parlando della morte non siamo pronti per fare. Come hai detto te, che è solo un passaggio, che è un cambio di forma, no? Non siamo pronti, quindi si rimane ancorati al materiale di questo mondo e si rimane ancorati qua. Ma guarda, ti rispondo con una consapevolezza chiaramente acquisita attraverso l'esperienza sciamanica. Se è vero che noi esseri umani, tra le varie razze esistenti in questo pianeta, siamo quelli che con più difficoltà fanno il passaggio, perché per esempio quando muore un animale spontaneamente fa il passaggio verso l'altra direzione, innanzitutto perché non ha il giudizio di ciò che gli è capitato. Tutto è perfetto, no? Nella visione dell'animale, tutto è perfetto nel qui e ora. Obiettivo che chiunque faccia un percorso spirituale cerca di raggiungere. Però è anche vero che proprio per questa loro purezza, per questo loro non giudizio, nel vivere le esperienze che la vita li porta ad affrontare, fanno il passaggio in maniera molto più semplice, più Perché libera. così è. Perché così è, e soprattutto perché non hanno questi legami di, non so, parenti, amici e quant'altro, di viventi che continuano a piangerli, che continuano a stare male per la loro dipartita, e quindi questo non li lega in questa dimensione terrena. Però c'è un però, perché infatti gli animali domestici Infatti volevo sono gli arrivare. unici che hanno a volte delle difficoltà, poi vanno oltre il varco spontaneamente molto più rapidamente di noi esseri umani, ma ecco, proprio perché hanno interagito con l'essere umano e perché chiaramente un essere umano che ha vissuto tanti anni con un animale tende poi a vivere un lutto importante quando viene a mancare, proprio per questo motivo gli animali domestici tendono, ahimè, ad avere difficoltà a fare il passaggio, andare oltre. Perché sono trattenuti dal padrone E quindi con questo o penso di ancora meglio averti. dall'amico di casa, no? Perché padrone è un Certo. po' brutto come termine. Dall'amico E quindi umano.
dall'amico umano. E quindi prima abbiamo parlato di queste anime che rimangono fino adesso, che rimangono intrappolate. Se vuoi spiegare, abbiamo detto il perché rimangano, però anche come rimangano, cioè quando capita maggiormente, se ci sono alcuni casi in cui quest'anima rimane maggiormente attaccata a questa realtà. Se vuoi entrare un pochino più nello specifico Certo, del tema. allora è chiaro che se una persona non ha fatto un percorso spirituale e quindi in tutta la sua vita ha sempre considerata come unica realtà quella materica, quella ordinaria, è chiaro che quando questa realtà per lui finisce perché è finito il suo ciclo, si troverà totalmente spiazzato perché non conoscerà niente di quell'altro mondo, non l'ha mai neanche esplorato da vivo, no? Perché chi esplora il mondo dello spirito da vivi nella nostra cultura occidentale? Nessuno, i folli. Mentre in altre culture ci sono appunto gli sciamani o, non so, i guru, se vogliamo utilizzare altri termini. Comunque, coloro che magari effettuano delle pratiche spirituali che li portano ad avere una visione più ampliata del mondo dello spirito. Ecco, se non si è fatto questo training, questo allenamento, ci troviamo improvvisamente in una dimensione che è totalmente estranea per noi. Quindi ci sono due tipi di reazioni solitamente, o c'è la negazione stessa della morte, quindi lo spirito nega a se stesso di non essere più in vita e continua a fare delle azioni prettamente umane, quindi solitamente azioni che amava fare quando era in vita. Faccio un esempio: quando facciamo l'accompagnamento dei defunti, ci capita spesso di vedere questi spiriti che fanno delle azioni umane, tipo c'è chi si occupa di giardinaggio, c'è chi cucina una torta, c'è chi fa una cosa a loop in continuazione. Questo succede molto spesso a quelle persone che hanno compiuto il suicidio, che magari si sono buttate nel vuoto, e a me capita a volte di vedere questa azione che viene ripetuta in continuazione come un loop. Perché la ripetono come un loop? Perché il morire non è la fine della coscienza. E quindi questi è come se volessero continuare continuamente a spegnersi e prendono chiaramente consapevolezza che questo non è possibile. Te in questo discorso hai detto a me capita di vederli che fanno il solito loop. Che cosa intendi per me a me capita di vederli? Perché questa tecnica ovviamente è una tecnica sciamanica e quindi a che utilizzo ha? Perché si effettua l'accompagnamento de dei defunti? Ok, per portarli dove devono stare, ma ci sarà. Cioè, se ci puoi dire, puoi dare qualche se gli puoi dare qualche informazione in più sul perché si fa. Poi, Si scusami fa, se ti sì. interrompo ancora, che poi questa tecnica è una vera e propria tecnica di guarigione. Cioè, si chiama accompagnamento di defunti perché si accompagna un'anima dei defunti, ma in realtà è una guarigione a tutti gli Si effetti. fa perché c'è un disagio, si crea un disagio, si crea un malessere quando uno spirito di un defunto rimane attaccato a dei luoghi o a delle persone. Quindi ci può essere uno spirito che era molto attaccato, non so, alla sua casa perché ha lavorato una vita intera per potersela permettere e quindi non accetta l'idea di abbandonare questa dimensione e per cui lo si trova solitamente nell'abitazione. E poniamo il caso che questa abitazione poi è stata venduta dai familiari e sono andati a vivere altre persone, degli sconosciuti. Lo spirito percepirà questi nuovi abitanti della casa come degli usurpatori, come qualcuno che è entrato in casa sua senza alcun diritto. E quindi è lì che solitamente si creano dei problemi. Quindi le persone che abitano iniziano a stare male o iniziano, diciamo, ad accorgersi che c'è una presenza invisibile nell'abitazione che in qualche modo sta cercando di disturbarli. Quindi molto spesso questi spiriti interagiscono attraverso anche l'elettricità perché è il modo per loro più semplice di farlo e quindi a volte si accendono e si spengono le luci o le apparecchiature elettriche da sole senza alcun motivo,
O appunto ci possono essere anche dei contatti quasi fisici, quindi la persona mentre dorme si sente toccata o si sente spinta da qualcosa che non è esistente a livello materico, vicino a lei o a lui. E quindi proprio per questo motivo capita a volte che, alcuni si rivolgono, a dei medium o a degli sciamani per indagare questo fenomeno. E nei casi che chiaramente ho trattato, mi è capitato proprio di vedere questi spiriti molto arrabbiati, proprio perché per loro quella è casa loro, cioè tu stai occupando uno spazio che non è Quindi tuo. potremmo, per immaginare, bisognerebbe immedesimarsi di essere noi, come noi in questo momento che siamo qui a registrare il nostro podcast e ci ritroviamo gente che entra con la chiave in casa e fa le sue cose. E te ovviamente dici, ma che ci stanno a fare questi? Non ci devono stare e non riescono ad interagire, no? E quindi l'unico modo è quello magari con l'elettricità, con questi metodi. E poi ci tengo a dire una cosa, quello che facciamo noi, che pratichiamo lo sciamanesimo, non è scacciare, allontanare queste entità, mandarle via, come invece magari è più l'approccio, se vogliamo, della Chiesa Cattolica quando pratica gli esorcismi, no? O scaccia via gli spiriti dalle abitazioni. No, il nostro è un tipo di operazione più compassionevole, quindi ci si mette a parlare con lo spirito del defunto, si cerca di fargli prendere consapevolezza che non è più in vita, che non ha più alcun senso che lui rimanga in questa dimensione di sofferenza. E poi c'è da dire anche una cosa importante, gli spiriti dei defunti, per poter esistere in questa dimensione materica, necessitano di molta energia. Proprio perché non è la loro dimora, non è il luogo per loro preposto. E questa energia da chi la prendono? La prendono dai vivi. Quindi chi abita in una casa parassitata da spiriti solitamente ha mancanza di energia, mancanza di vitalità, disturbi del sonno, mal di testa e altri tipi di disturbi. Quando poi viene fatto l'accompagnamento del defunto o dei defunti, magicamente tutti questi disturbi svaniscono e si sente proprio un'aria diversa, come se cambiasse, l'odore all'interno, non so come meglio spiegarlo, cioè cambia proprio atmosfera non appena effettuato l'accompagnamento. Sì, quindi possiamo benissimo dire che è una duplice guarigione, perché è una guarigione sia per gli abitanti di quella dimora in questo caso, ma sia anche per l'anima del defunto, no? Che comunque, essendo intrappolato qui, non è che è nella sua dimora e quindi non è che, come dici te, ha bisogno di energia, non è nel suo posto e quindi la guarigione la facciamo anche a lui, accompagnandolo nel posto dove deve stare. E è qui che è anche un po' la differenza, perché magari con altre forme di accompagnamento, meglio di scacciata di questo spirito, chiamiamolo così, questo spirito può ritornare o può magari andare a dare noia, usiamo questi termini, a un'altra persona, a un'altra dimora anche, proprio perché non viene accompagnato nel posto in cui deve stare, mentre con questa tecnica sciamanica viene proprio questa persona, viene, questo spirito viene proprio accompagnato nella sua dimora dove deve stare e quindi non c'è più problema che questo, in linea di massima, che questo spirito possa ritornare. È proprio così, quindi diciamo che la tecnica utilizzata dagli sciamani ha un approccio più risolutivo, sia quando si parla di Più risolutivo e più umano. certamente più umano, sì, giusto. E sia perché appunto nel momento in cui tu l'hai accompagnato e quindi hai portato via questo spirito da una dimora o a volte, ahimè, si attaccano proprio al campo energetico delle persone e lì chiaramente i disturbi che la persona subisce e sperimenta sono ancora più importanti e più invalidanti. Comunque in entrambi i casi, l'intervento è risolutivo, quindi questo spirito non torna a disturbare quella persona e non torna ad occupare quella abitazione. Cosa che se invece chiaramente viene fatto con altre tecniche, più similari alla classica tecnica dell'esorcismo dove si scaccia il demone,
Poi non si è capito come mai sono sempre solo demoni, questi spiriti che abitano il mondo invisibile, e però guarda caso magari le persone ricevono questo trattamento, ricevono un esorcismo e a distanza magari di un mese sono punti a capo, quindi lo spirito si ripresenta, la possessione si ripresenta. Perché? Perché non è stato fatto un lavoro dal nostro punto di vista risolutivo, ma solo palliativo. Sì, che poi diciamo che a livello sciamanico ovviamente non viene solo scacciato lo spirito, ma si effettuano anche altre pratiche per far sì che poi questo spirito o altri spiriti non, o energie negative non rientrino nell'abitazione o nel corpo della persona, ovviamente. Abbiamo parlato di più umanità, proprio perché l'approccio sciamanico è un approccio più dolce, poiché questo spirito di defunti gli si fa capire, si cerca di fargli comprendere quello che è successo e si cerca di fargli capire, che non è più in vita, che il suo percorso è un altro, cosa che invece magari con altre tecniche non viene fatta. Quindi immaginatevi, viene scacciato. Prima abbiamo fatto l'esempio: se adesso entra qualcuno in casa e inizia a fare la loro vita, immaginiamoci di qualcuno che entra nella tua casa. Da un momento all'altro e ti prende e ti scaccia di malo modo, ovviamente rimani spiazzato, Spiazzato. scioccato. Invece il metodo è un metodo più umano, proprio perché si ragiona con questa persona, si cerca di fargli capire. Poi lo sciamano ovviamente ha tutte le sue tecniche, tutti i suoi strumenti, nonché spiriti guida, spiriti aiutanti che lo aiutano in questa pratica, perché ricordiamo sempre lo sciamano è un tramite, in realtà lo sciamano non fa niente, fanno tutto i suoi spiriti. Sì, gli spiriti alleati, infatti c'è per esempio lo spirito psicopompo, che è questo spirito che ha proprio il compito di aiutare lo sciamano nella pratica di accompagnamento dei defunti. E poi chiaramente chi fa la formazione, voglio ricordare che prima di riuscire a svolgere queste pratiche è necessaria una formazione che a volte dura anche anni, no? Prima che una persona si senta pronta per effettuare determinate pratiche. Questa formazione dà la possibilità all'apprendista, chiamiamolo così, l'apprendista sciamano, di entrare in contatto con tutti quegli spiriti alleati o animali di potere che chiaramente gli danno la possibilità di poter agire in maniera sicura, senza subire o essere in pericolo di alcunché. E questo è molto importante. Quindi, scusami se ti interrompo, possiamo dire, prima hai parlato di questa tecnica, ovviamente lo possiamo dire, la insegniamo anche noi nei nostri videocorsi, è una tecnica avanzata, quindi ovviamente prima una persona deve imparare le tecniche di base, però diciamo che può essere insegnata tranquillamente, può essere appresa tranquillamente questa tecnica perché la modalità in cui viene fatta è una modalità sicura. E quindi al Certo. massimo non si riesce a completarla. Quindi magari si crede che lo spirito del defunto sia andato dove deve andare, ma in realtà non siamo riusciti a fare la pratica, ma non ci sono nessun problema né per il defunto né per la No, casa o per la c'è persona da né nella dire persona che fa. che col giusto apprendistato, e per esempio in questo libro io ne parlo, è una delle tecniche di guarigione sciamanica che secondo me è più risolutiva e anche una delle più importanti, c'è da dire che con questo tipo di apprendistato, che poi è quello che abbiamo fatto noi a suo tempo, passano vari passaggi, quindi prima di andare ad accompagnare lo spirito in questo oltre, che chiaramente inizialmente non sappiamo dove andiamo ad accompagnare queste entità, lo sciamano deve necessariamente fare un viaggio iniziatico lui stesso e andare lui nell'oltre, andare lui oltre il varco, in quella dimensione dove poi verranno accompagnati questi spiriti. Questo è diciamo un passaggio importante, soprattutto da un punto di vista etico, perché chiaramente io mi prendo la responsabilità di accompagnarti, però devo sapere dove ti accompagno, non per sentito dire, non per dogma, non perché si fa così, perché ricordiamo sempre che lo sciamanesimo è una pratica di rivelazione diretta,
Non, chiunque pratichi lo sciamanesimo non è costretto a credere a niente. L'unica cosa in cui deve credere è la sua esperienza diretta. Per cui c'è tantissima pratica. Non c'è, il dogma, la fede è così, punto e basta, perché lo dicono le sacre E scritture. No. possiamo Prova, anche. ti funziona, ok. Prova, non ti funziona, trova altro, no? E è per questo che in tutte le tecniche sciamaniche non esiste un protocollo da seguire, ci sono delle linee guida da seguire, ma all'interno di queste linee guida, e anche un po' oltre queste linee guida, lo sciamano si muove e quindi utilizzerà le tecniche a lui più congeniali, cioè nessuno sciamano ti dirà proprio per filo e per segno tutti i passaggi di una qualsiasi guarigione o di un qualsiasi rito, proprio perché è una rivelazione diretta e quindi la parte umana dello sciamano, propria dello sciamano individuale, è importantissima. Sì, diciamo che siamo noi occidentali che siamo così legati alle regole, alla metodica, al protocollo, che se lo vedi da un punto di vista sciamanico è estremamente limitante. In realtà, se uno dovesse fare un apprendistato da uno sciamano nativo, uno sciamano vero, che ahimè sono rimasti molto pochi, non ci sarebbe nemmeno tutta la formazione che facciamo noi occidentali per insegnare ad altri occidentali le pratiche sciamaniche. Ti direbbe semplicemente: fai il viaggio, fai l'esperienza, vai nel mondo dello spirito con questo intento. Basta. E chiaramente, se tu oggi insegni sciamanesimo in questo modo alle persone occidentali abituate a Certo. regole, regoline, procedure e quant'altro, le destabilizzi totalmente. Quindi noi stessi, pur sapendo che le regole sono estremamente limitanti, soprattutto nel primo periodo formativo, le utilizziamo, le accogliamo. Come hai detto te, giustamente, diciamo che è una linea guida. Poi tu devi sentirti libero di ascoltare il cuore. Altra cosa importante, per bypassare la mente razionale, perché molti quando iniziano dicono: ma non so se questa cosa, questa esperienza che ho fatto, me la sono immaginata, se era tutto frutto della mia immaginazione o se invece è stata reale. Ecco, per, diciamo, bypassare la mente razionale, il modo più semplice e efficace è quello di effettuare tutta l'esperienza utilizzando l'intelligenza del cuore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu fai il viaggio sciamanico non utilizzi i sensi umani, utilizzi altri sensi. Quindi vedi, ma non con questi occhi, perché hai gli occhi chiusi, quindi vedi con gli occhi del cuore. Quindi poni attenzione a quello che ti arriva a livello energetico al cuore. Non ascolti con queste orecchie, ascolti con le orecchie del cuore. Quindi nel momento in cui tu riesci a portare l'attenzione sul cuore e fare tutta l'esperienza in questo stato di coscienza, è pressoché impossibile che tu quell'esperienza te la sia costruita con la mente razionale. E poi chiaramente l'esperienza aiuta a capire, diciamo, Come proseguire l'esperienza? non era proprio questo, vabbè, diciamo che con l'esperienza impari a navigare questo Come mare. muoverti a come muoverti all'interno? Come muoverti all'interno e lì capisci anche quelle che sono le tue modalità, perché siamo tutti diversi, quindi ci sono persone che per esempio per poter effettuare il viaggio sciamanico hanno bisogno prima di fare almeno 20 minuti di meditazione, perché questo li aiuta ad andare in teta, che poi sono quelle onde necessarie per compiere il viaggio sciamanico, o ci sono altre persone che per loro dote naturale, io ne conosco alcuni, in 3 secondi sono già nel mondo dello Sì, spirito. è proprio una cosa personale, quindi non, ognuno ha il suo metodo, le sue tempistiche, no? Per effettuare questi tipi di viaggio. Io direi che per oggi abbiamo Anche secondo me concluso, abbiamo abbiamo concluso. incuriosito perlomeno le persone sull'argomento dell'accompagnamento dei defunti, che Ovvio. trovate in questo libro, Guarigione sciamanica, trovate tutta la tecnica, quindi come effettuare il viaggio sciamanico, come entrare in contatto con gli spiriti aiutanti, come svolgere le varie pratiche di guarigione.
All'interno c'è sia l'estrazione sciamanica, il recupero dell'anima, l'accompagnamento dei defunti e altre pratiche. Per cui anche da un punto di vista prettamente informativo, per chi fosse incuriosito, può essere una lettura Questo libro interessante. si trova ovunque, sia nelle librerie normali, diciamo di città, di paese, sia sugli store online, che siano Amazon, Giardino dei Libri, tutte le librerie, Mondadori, qualsiasi. Ovviamente se entrate nel negozio classico, ovviamente magari non hanno tutto il catalogo, quindi se manca basta chiederglielo che ve lo fanno avere in un giorno. Questa edizione è uscita da poco, anche l'edizione nuova di questo libro, che ha in più il contenuto multimediale, no? Allegato. Esatto, sì. Poi chiaramente ogni viaggio sciamanico lo si effettua attraverso uno stimolo sonoro, il tamboreggiamento sciamanico, per cui questo testo è accompagnato da questo file, che sono appunto tre tracce di tamboreggiamento sciamanico di circa 20-25 minuti, che servono proprio per fare le varie esperienze per chi se la sente, per chi vuole farlo, i vari esercizi chiaramente indicati all'interno del testo. Per chi invece, diciamo, volesse proprio mettersi in Ah, gioco, esatto, ricordiamo. perché che abbiamo proprio il videocorso legato a questa tecnica, che trovate nel E i nostro corsi, sito. diciamo, più per chi ha l'inizio, quindi il Certo. corso base di sciamanesimo, i vari corsi, diciamo, preupedetici per arrivare a fare a questo, se no, per chi magari fosse già avanti nel percorso, può direttamente optare per il corso di accompagnamento dei defunti. Bene, Giosuè, direi che per oggi li possiamo salutare. Fateci Fateci sapere. sapere se questo nuovo format vi è piaciuto, se vi è piaciuto lo studio nuovo, perché per noi è stato un Una gran lavoro, una gran faticaccia. fatica, però siamo felici di quello che siamo riusciti a fare, quindi fatecelo sapere. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, perché questo aiuta noi a far girare maggiormente il video, perché sapete che tutti i video che parlano di spiritualità e di sciamanesimo, gli algoritmi di YouTube vanno a Non penalizzarli e quindi non aiutano. aiutano, e quindi sta a noi farli girare condividendoli, mettendo like, lasciando un commento per far capire a YouTube che alle persone questi argomenti interessano. Interessano. Sì, poi fateci sapere anche nei commenti, non so se volete che trattiamo un argomento in particolare, no? In questa nuova rubrica. Questa è una puntata zero, quindi abbiamo voluto partire proprio da un argomento che è molto richiesto solitamente da chi si interessa allo sciamanesimo, ma nulla toglie che, chiamandosi appunto Spiritual Podcast, Esatto, diteci voi, perché possiamo. poi a noi interessa gli argomenti che vi interessano a voi, quindi richiedeteli e vediamo se riusciamo a farvi una puntata. Quindi scrivete di cosa volete che vi parliamo. Noi vi ringraziamo per essere arrivati fino qua e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao!